Tengo a memoria, AC Milan uguale vittoria. In Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori. rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita da qua, la città. Della Madonnina, innamorato pazzo di lei, nella testa ciò solo Milan, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno. migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno memoria, AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rosso neri guerrieri, anche all'estero sento i cori, è una realtà partita da qua, la città della madonnina, innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo il Milan, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti. Sempre Milan, sempre Milan, sia come esclamazione: quindi sempre Milan perché siamo qua a portarvi del Milanismo. Ovunque per il mondo dove ci state guardando, ovviamente sempre Milan perché la trasmissione di oggi si chiama Sempre Milan. Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Angelo, ciao Francesco, ciao il mio amico Asso, Asso di Picche. Ciao, 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 eh, ciao Mattia, ciao Mister, ciao Roberto, ciao Michele, ciao Nico, ciao Angelo, ciao Paco. Ciao Aisha, ciao chi è che c'è qua, Adele, ciao Michele, insomma ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, e ragazze, benvenuti. Salutiamo anche Mario che ha fatto la sabbettina con il record di mesi: 35 mesi per, per lui, ovviamente Mario eh, a, a, a record. Ciao a tutti, ciao, benvenuti. Ciao, ciao, ciao. Allora, vi ricordo prima di chiamare Mauro, che lo vedo già lì con le mani pronto per, per entrare, prima, di, no, no, adesso, prima volevo dire che beh, vedi, vedi, che ti, poi ti, mi tocca farti entrare subito, Mauro. È andato via Laudio. Buongiorno. Ah ecco, mi no, aveva preoccupato. No, Ascolta, ma la prossima volta mi saluti alla sigla finale. <ride> ma stavo prendendo tempo. Ma ma un uomo come lei, un uomo come lei di televisione da, da da almeno 50 anni, quanti anni è che fa televisione? Ascolta Lollo, io ti vengo a prendere Lollo, io ti vengo a prendere. <ride> a te e, alla, e alla, al tuo biberon vi vengo a prendere e vi faccio fare una fine barbina ciao, ciao a tutti salutiamo tutte le persone che ci stanno ciao. guardando da twitch ricordo a tutti che potete fare esclamativo prime e sabbarvi in modo completamente gratuito al canale ufficiale della cimilan tutte le persone che ci stanno guardando a youtube qua sotto qua c'è il tasto membership cliccatelo e fate parte della grande famiglia della membership e ovviamente salutiamo tutte le persone che ci stanno guardando in diretta e ci vedranno poi dalle repliche su milan tv Bene Mauro. Via, dritto. Ciao, ciao a lei... tutti. Ciao, ciao, ciao. Vi ricordo, vi ricordo che c'è stata una volta in cui <ride> si è fatto male il primo portiere, si è fatto male il secondo e abbiamo vinto il derby di Coppa Italia importantissimo col terzo di portiere, Antonio Donnarumma. Lo mm -hmm. ricordo. È vero! di Cutrone, tempi supplementari. Perciò nella vita bisogna stare calmi. Tanto guardate, io ho già preso il muro a testate tutta la mattina. Quando ho ricevuto la notizia, pum cioè, quindi ragazzi, le testate che dovevamo dare le abbiamo date, adesso dobbiamo giocare la partita. Che è Milan Juve, eh? che è importante, che ha una sua storia. Lolluccio, hai finito di salutare, di sbandierare. No, st mi stavo collegando, collegando a te dicendo: visto che c'è Milan Juve, che abbiamo come primo ospite eccolo eccolo andiamo a salutarlo graziano buongiorno graziano Mannari ciao graziano bentornato e benvenuto grazie a voi buongiorno a voi buonanotte a me esatto Sono le 11 perché di sera. ecco qui dove Mannarino qui dove a Shanghai Shanghai eh, Cina eh, come... Come va? Come si sta? Com'è la vita oggi? Sono passati tanti anni, tante fasi. Com'è la vita oggi a Shanghai? Assoluta normalità, Graziano? Ass totalmente assoluta normalità. Io l'ho fatti tutti i lockdown. Ho, eh. ho fatto il primo a, Pe a Pechino, ho fatto poi i famosi tre mesi dell'anno scorso qua a Shanghai, che sono stati peggiori di quelli del, del 2020. Però adesso, adesso è tutto passato nel senso, non c'è più come in Italia. Quest'estate finalmente sono riuscito a venire un mese in Italia dopo quattro anni. Oh, <ride> che bello! Meno, male, che meno bello. male. Stai facendo calcio, Graziano? Stai facendo calcio? Certo, certo. Ho fatto per questi cinque anni, ho, ho praticamente insegnato agli insegnanti. Scusi, ah, Graziano, vai, dobbiamo, vai, vai. dobbiamo ringraziare Preso. il Paoli che ha regalato cinque sabbettine. Quindi. Grazie, grazie Paoli per, per questo regalo alla community rossonera. Spiega Graziano cosa Ciutti sono le sabbettine, Lollo. Spiega Graziano. E sono praticamente in il Paoli, che è un utente che ci segue su Twitch, ha regalato 5 sub alla community e se le sono beccate Stead, eh, Cernuzzi, Tano, Nabucco e eh, GP Design. Quindi sono diventati le... parte della, della, della membership della Sabitina, delle E le sub sono degli abbonamenti, no? Sono degli, cioè... sì. no? Un supporto che, che danno la nostra community, da questo supporto al, al creator, in questo caso il canale ufficiale del Milan. Graziano, quindi tu spieghi bene, il bene, calcio bene. a chi insegna calcio a Shanghai? Sì, eh, dimostriamo un po' la metodologia nostra. Fatta di tecnologia professionale e non magari come loro erano abituati più o meno a insegnare ai ragazzi o ai bambini come se fossero adulti. Speriamo un che magari l'insegnamento è un po' diverso per i 5 anni piuttosto che i 6, per i 7, piuttosto che per i 10, piuttosto che i 12. Certo. Poi collaboriamo con le scuole nazionali e insegniamo anche nelle scuole internazionali calcio che loro. Qui in Cina è, di, è diverso un po' come in, in America, tu insegni nelle scuole, ci cioè, sono le, 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 le classi nelle scuole, le, i team delle scuole che poi eh, risultano come poter essere draft per magari le, scuole, le, sì, le, sì. Le, le squadre di Serie A, fantastico Lo Lucio. Rifacciamo vedere a Graziano i suoi gol con la Juventus, già che ci siamo. No? Regia ci siamo. per favore. No. No, questo non è con la Juventus, è stato ma va il bene, primo. qui siamo... Questo è stato il primo, eh. a Campobasso, il primo. A Campobasso, no, a Campobasso. Eh. Qui con la questo Lazio? sempre Coppa Italia con la Lazio, sì. Madonna, che con Juventus. la Lazio a Monza? Io cappellino. Con la Lazio a Monza? A Monza, sì, sì. Eh. Ah col presidente. Sì, lo San Siro stava Benuscoli. rinnovandosi. Eh. Eh. Qua San Benedetto. Oh, bel gol questo qua, eh. Ma qualsiasi secondo è ancora meglio, aspetta. Se diciamo... Vai, oh! racconta tu, colpo di tacco. Che meraviglia, che stile, <ride> questo. No, una volta non ero male. <ride> di ecco che anni stiamo Juve. parlando? Ecco <ride> <quello>. <ride> oh. Qui siamo nel 1989-89, Gulli con braccia, sì. Guarda che gol. Guarda che gol, Luccio. Tuffo di testa, battuto tacconi, eh? Graziana, racconta te, Erano alte... eh, eh, sono indescrivibili questi momenti, ragazzi. Eh, 80.000 persone sempre a, a vedere noi, tutte le partite, non solo con la Juve, e segnare i voli in campionato contro la Juve è stata una roba indescrivibile. Non ci credevo neanche. No? Qui la Supercoppa. Questa finale di Supercoppa? Eh, sì. Ah, che bello. Nel gol del 2-1. Sì. Che bello, che bello. Ah, eravamo sull'1 a 1. Tu segni il gol del 2 1 perché poi vinciamo 3 1. Sì, e poi c'è il rigore su di me che poi ha segnato Van Baste e non Giovanni Galli come magari avrebbe voluto. <ride> Tra l'altro, ah, Sam, Sam voleva Competitiva. Tirare Giovanni competitiva. Sì, Sam Competitiva. L'anno dopo eh sì, era la Sam di Mancini e Vialli. era la Samp di Mancini e Vialli. Ma perché Giovannone Galli voleva tirare il rigore, Graziano? E si è avvicinato, ci sono state delle voci che subito l'ha rimandato in porta, giustamente. Ah, ecco, ecco, ecco. Ti giro tutti, tutti gli abbracci e i cuori che ti stanno arrivando dalla, dalla chat, ovviamente tantissimi. Eh, grazie mille, grazie. Camanillo che dice, ricordo il gol alla Juve, quello Santiago Bernabeu con Real, dice. E poi... Sì, dice, sì. Bernabéu, certo. Sì. Eh, sì, e poi vabbè, tanti altri insomma, ti, ti salutano con tanto affetto come tu sei, Shanghai, dicono tantissimi altri rossoneri in giro per il mondo, Insomma, ti mandano, ti mandano degli abbracci. Ce n'era un altro prima oh, o me lo sono perso tra i centinaia di sono, messaggi che stanno arrivando? Sono sempre legatissimo ai, ai ragazzi perché mi hanno sempre sostenuto da piccolo e anche da vecchio, come sono adesso, non voglio dire proprio vecchio, okay. ma insomma… Ah, 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 sì. C'è cioè il faccino da giovane ancora <ride> oggi, Graziano. Cioè il faccino... eh, hai fatto, facciamo, fatto, hai fatto il patto di col diavolo. Hai fatto il patto <ride> col diavolo. Dall'82, <ride> quando avevo 13 anni. Eh. Non ho fatto. Eh, esatto. esatto. È genetica. È gene... Graziano è genetica. Devi, devi... Di solito si risponde così. È genetica, non posso farci niente. <ride> eh, non è colpa <ride> mia, sono nato così. <ride> Ma sai che allora, il, primo, Graziano, il messaggio di prima, eh. Mauro? Scusa, c'era un messaggio prima. No? L'altra volta avevamo avuto un ospite. Adesso io non mi, ricordo, non mi ricordo chi era. avevamo avuto un ospite che ci diceva che tra i tre olandesi quello più forte era Frankie Reichardt. E Mauro lo sai che io non sono, non ho il sumabot come te dentro <ride> nel cervello, e mi ricordo qualsiasi cosa succeda. E la chat ti, ti, ti chiedeva questa cosa, se anche per te vale questa considerazione. Valeva, vale, vale nello stesso modo? Guarda, eh, faccio fatica veramente a. A scegliere uno dei tre perché erano veramente tre fenomeni io di, di istinto di, di pancia e di anche di caratteristiche di, di, di calcio perché facevo cioè, l'attaccante non ho mai visto un attaccante così forte così completo Però come marco van basten Assolu assolutamente poi franchi quando è venuto ha, ha, ha portato equilibrio forza eh, simpatia carattere eh, non riesco, posso dire è più forte quello più forte l'altro perché Gullit ha vinto il primo scudetto praticamente portandoci da solo con, non da solo tutta la squadra era forte ma Gullit è stato proprio il trascinatore totale sì. del primo anno 87-88 eh, Van Basten la classe immensa fatta, fatta giocatore fatta attaccante e Rijkaard un equilibratore del centrocampo e difesa quindi non, non non posso dire più forte quello forte è quell'altro, che avendoci giocato insieme mi sono reso conto adesso di quanto erano forti, perché quei giocatori lì io non l'ho mai più visti. Ma eh. ah, guarda che è una considerazione Sentite. bellissima, l'ho sentita fare l'altro giorno anche sulla nazionale. Che le nazionali del passato, eh, nazionale italiana campione del mondo, vai a vedere qualitativamente i nomi che componevano la nazionale di quella nazionale, e all'epoca magari non ci rendevamo conto, ma magari adesso col senno di poi, riguardando quei nomi, eh, nomi incredibili. Cioè, anche le riserve erano comunque nomi, nomi incredibili. No, ma quel Milan lì, ragazzi, se vogliamo vedere, c'era Tassotti, Maldini, Varesi, Costa Curta, Donadoni, Rai, Carcelotti. Virtis, Van Basten ragazzi. Io quando penso a quello dico, sono stato fortunato, bravo per certi versi per poter entrare nei 16, però la fortuna che ho giocato con quella squadra, in quella squadra lì, grazie a loro che ancora qualcuno si ricorda di me, come voi ogni tanto mi chiamate perché... No, no, eh, ho no noi ci ricordiamo giocato, benissimo di te. Allora, allora, voi no, 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 Sentite, nel senso eh, ero, sentite... era un complimento eh. per la squadra. Eh sì, con la squadra sentite... è immensa il dialetto toscano, parla... non il dialetto perché non sta parlando in dialetto, sta parlando in italiano. però l'influenza toscana di Graziano Mannari. Graziano Mannari è di Cecina, provincia di Livorno. Io non so come siete messi a Cecina con i livornesi, non so se c'è amore, se c'è non lo Vabbè, so. Se c'è rivalità, io sono non nato. Lo so, però non sono sbagliate. nato a Livorno, ah, ecco. io sono nato a Livorno perché io venivo <ride> da un paesino che si chiama Nibbiaia sopra Corcianella. Eh, che è in comune di Rosignano, non solo di Cecina, quindi eh, ah, okay. anche lì sai, ogni paese ha la sua rivalità, però eh, eh. Vabbè, Livorno, il eh, mio patronato... Però Allegri ora, lasciamolo là, eh. vi... mister Allegri lasciamolo là, grazie. Ti fiamo per il Milan domenica sera. All... Allegri, lo, lo, la prima volta che lo vedevo, quando lui giocava nel Picchi, Armando Picchi Livorno, giocava nel Rosignano, ma lui è più grande. Quindi lo vedevo. Lo vedevo ma giocare. Avete giocato contro? Eh, avete giocato contro? Bah, se, non mi ricordo. Probabil, però, probabilmente sì, in qualche partita giovanile, ma io ero più piccolo di lui. Quindi magari ci siamo incrociati, poi giocavo con i più grandi, eccetera. Però uh, poi l'ho conosciuto quando gli abbiamo giocato diverse volte col Pescaro e poi dopo quando è diventato allenatore del Mila. Adesso non lo conosco più, non Senti, voglio neanche puoi... dire, scherzo. Eh. No. Eh. Esatto. No, no, Io ho cari ricordi, ho cari ricordi. Eh, Lollo, poi ti lascio Graziano per un po' l'abbraccio dei sì. tifosi, volevo far parlare un attimo Graziano Mannari del Milan-Juve di domenica sera, perché sai Graziano, noi siamo primi, la Juve ha quattro punti, è uno scontro importante, i tifosi del Milan avevano, avevano sperato a un certo punto di non avere brutte notizie di infortuni durante la sosta. Eravamo arrivati a ieri intonsi, eravamo arrivati a ieri belli tranquilli. Poi ieri è arrivata la notizia del problema al bicipite femorale di Ciuqueze e oggi la notizia della lesione del gemello mediale di Sportiello, che Sportiello doveva essere il sostituto di Mignan. Certo. Eh, Graziano, però bisogna. ci sarà il tutto esaurito a San Siro domenica. Bisogna ragazzi in qualche modo farsene una ragione, fare gruppo e andare in campo per dare il meglio per vincere. Io non, non so cos'altro dire, Graziano. Io sono, io sono sicuro che chiunque giocherà darà il massimo perché alla fine è una partita che viene giocata da tutti i giocatori presenti in panchina, tribuna e anche da tutti i tifosi. Sono sicuro che la squadra gioca bene, eh, sa quello che deve fare e i sostituti. E poi a fine ci dimentichiamo sono squalificati Magnano ma anche Teo Hernandez quindi eh, sì. Florenzi è uno che sicuramente saprà fare la sua parte ma sono convinto che l'asse di gioco l'input di Pioli che devo dire anche eh, mi ha sbarrottito per tutti i cambi che sono stati fatti in, in quest'estate ha cominciato a giocare sempre bene poi sono stati delle partite un pochino meno ma il Milan sta giocando ed è, ed è meritatamente primo quindi io penso che domenica sarà una bella partita, perché la Juve è una squadra solida, come sappiamo le squadre di Lega sono solide, però la qualità del gioco del Milan posso dire che è superiore e non sempre con la qualità si vince, ma certo che aiuta. Sì, effettivamente è una considerazione corretta, vedevo anche le chat che lo stavano scrivendo, sì, Milan e Juve che eh, sotto Sotto questo, questo, questo punto vedono la partita probabilmente in un modo diverso. Eh, la Juve diciamo, ha più un gioco risultatista, ha più un gioco eh, volto al risultato finale, mentre il Milan, tante volte anche da, da inizio stagione, magari in qualche momento della partita, poteva stare un pochino più abbottonato perché il risultato era, era un risultato a favore. Invece, è comunque andato, andato l'attacco per, per, per fare gol. Infatti, ti chiedevano appunto la chat questa cosa, un commento sul gioco del Milan, se ti è piaciuto il gioco del Milan. Da, da inizio stagione e vedo che tutti ti stanno chiedendo di Pulisic. Pulisic è una grande sorpresa. Cioè, sorpresa per quelli che non lo conoscevano. però lui ha avuto tanta esperienza anche all'estero. Non viene direttamente dal, camp dal campionato americano. Quindi sa cosa vuol dire giocare in Europa. È un giocatore solido, forte, tecnico e anche fisico. Quindi non, non mi stupire sono. Contento del, del, che sia inserito subito perché poi magari quello è il, il problema: quando non riesci a inserirti subito, vedi De Ketler l'anno scorso, allora perdi fiducia e, e non riesci a dare il massimo che, che puoi dare. Quello che invece Pulisic sta facendo direttamente dall'inizio del campionato: e prendendo fiducia potrà dare ancora molto di più, diciamo. Certo. È, insomma, Pulisic, poi anche nella pausa nazionale, Graziano, ha dimostrato di essere pazzesco. caldo, perché ha fatto un gol pazzesco con la Germania. E anche nella partita successiva ha segnato. Cioè, ecco, è quando i giocatori prendono questa fiducia, Graziano, no? Tu anche tu nel tuo periodo avevi preso proprio la scia, l'abbrivio, cioè quando sei è, è, nella scia giusta nella fiducia, va, è, cioè, vai anche mm. oltre, no? È così, è così. Intanto, puoi vedere. Si parla di quando avevo 19-20 anni e eh, quando prendi fiducia, provi delle cose che non, av non avresti mai provato, voluto provare. Tipo il colpo di tacco, il tuffo di testa. Li fai quando stai bene e sai che anche se sbagli niente, è quello. La la fiducia la di quando eh, sei fiducia. Pulisic è un grande giocatore in, in, in America, è un dio quindi la fiducia ce la dà di già. Ma essere un dio in America e dimostrarlo in Europa è diverso. Lui aveva avuto la pressione al, al Chelsea, ma l'ha superata scegliendo una squadra come il Milan che ha creduto in lui con la società e Pioli che ha creduto in lui e lui si è sentito subito protagonista. E ha avuto la bravura e la fortuna di poter trovare subito questo abbrivio che gli sta dando ancora più fiducia. Come vedi, fa bene sia nazionale che nel, nel, nel Milan. Infatti sai cosa mi è fatto venire in mente, Graziano? Che ho visto questo articolo, adesso non ricordo esattamente la testata, eh, dove facevano vedere i giocatori eh, stato per stato americano, chiedevano alle persone chi è il giocatore, di, dimmi un, un singolo giocatore di calcio che conosci. Ovviamente il più conosciuto in tutta, in tutta, in tutta la maggior parte degli stati americani era, era Pulisic e c'erano anche alcuni stati, diciamo, mi ricordo un Bonucci, eh, infatti mi chiedevo chissà perché Bonucci nello Stato, so, nell'Oklahoma è, sta è, è il giocatore più, più conosciuto però si sì, conferma quello, quello, quello che dici tu eh, ovviamente anche dovuto al fatto che comunque negli Stati Uniti eh, diciamo non è lo sport nazionale come può essere eh, in Italia però, però si sì, ovviamente un giocatore che è in nazionale ovviamente capitano della nazionale USA eh, non solo quindi trasporta quella che è la sua esperienza in nazionale ma anche tutta l'esperienza che ha fatto Crescendo appunto in Europa perché quando lo vediamo, era lì che ti volevo portare. Quando lo vediamo, vediamo un giocatore maturo per i palcoscenici europei, cioè non un giocatore come facevi presente tu che arriva e si trova in una dimensione completamente diversa. No, è una persona oltretutto intelligente perché è stato catapultato dall'America come una grande promessa, che poi è, era a livello fisico e tecnico ma è molto difficile eh, trasferirsi da un calcio magari non così delitto come l'America e riuscire poi a maturare con, con la sua professionalità in, un, in, in Inghilterra, che non è facile, e poi venire al Milan e dimostrare che il Chelsea ha sbagliato. Questo è un po fondamentalmente. Lui, io, sono un grande giocatore e lo voglio dimostrare. Sì, vero, magari ecco, tante grazie. volte... Eh. Beh, se non ho chiudevo solo Mauro, magari tante volte eh, sì. non riesci a rendere perché non ti trovi, magari, nella, nella, nella situazione ideale, magari non, anche il gioco dell'allenatore. L'abbiamo detto l'altra volta, Graziano, con, con Loftus Cheek, che quando giocava con Sarri con un determinato modo di giocare, è riuscito a rendere il 110% in altre situazioni con altri accorgimenti tattici, altre disposizioni tattiche, ha un pochino fatto più fatica. Sì. Sì, è eh, logico che ogni giocatore ha una sua predisposizione, poi sta al, al giocatore maturare e, e, e a riuscire ad inserirsi anche in, dei, in degli schemi o, o in dei eh, moduli tattici che non sono a lui congeniali, ma questa fa parte della crescita del giocatore, perché certo. il calcio si evolve e il, e gli, e il modo di giocare si, evolvo, si evolve e quindi il giocatore deve fare in modo di... Ok, adattarsi anche a delle cose e migliorare, diventare forte come in, in altri ruoli in cui lui lo ha già. Certo. Ecco, eh, Graziano, noi eh, dobbiamo anche imparare la lezione, no? Nel in che senso dico? Perché sai che il calcio oggi in Italia, all'inizio della stagione, è proprio strutturato a soste, ci sono tranche di partite, le prime tre sosta, ne abbiamo fatte sette sosta. Adesso ne facciamo sei, poi sosta, così via, no? Noi, dopo la sosta di settembre, la prima partita era stata con l'Inter, che con noi è stata molto cinica, molto chiusa, è ripartita e tutte le volte ci ha fatto male. E quella partita con l'Inter poi ce la siamo un po' portata dietro a livello psicologico, a livello psicologico nelle partite successive. Anche se poi abbiamo saputo reagire bene. Adesso con la Juventus, che è un'altra squadra cinica, molto, molto strutturata dietro, che poi riparte. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione. No? Cioè dobbiamo essere anche noi a nostra volta un po' cinici per iniziare bene questa serie di partite, no? Uh, Graziano, cosa ne pensi? Sì, um, ho visto che un po' la pecca che ha avuto il Milan in questi anni, specialmente nell'ultimo anno, è stato partire male nelle partite, cioè, parti i primi 10-20 minuti e prendi i gol e non riesci magari ad entrare nella partita subito. Spero e, e credo che, che dopo la battuta con l'Inter o altre partite magari iniziate male, e e i ragazzi si siano... Uh, che poi alla fine è difficile dire, che bisogna partire bene, bisogna partire subito. Alla fine è, un è una cosa di, di, di sensazioni anche a livello di, di squadra. Tu parti e non è che dici, OK, via dieci minuti dormo. No, tu vuoi partire e, e giocare certo, e vincere. Certo. Il problema è che succede. Certo. Il problema è che succede quando sei in campo. È, è difficile dare una spiegazione, ma l'esperienza, le batoste, ti insegnano magari a entrare una, con una reattività ecco, e una rabbia, eh, come è successo, è diversa. Ecco, però, ti chiedo, tu prima parlavi sul filmato tuo dei due gol alla Juventus nell'89, Graziano, parlavi del pubblico. Ora, contro l'Inter avevamo i tifosi Interisti perché eravamo fuori casa. Contro la Juventus abbiamo i nostri 72-73 mila, cioè la squadra sa già che lo stadio è tutto esaurito. Perché al Milan da due anni e mezzo a questa parte, Graziano, ogni partita in casa sono più di 70 mila i tifosi. E abbiamo imparato a fare mm. gruppo con i nostri tifosi, no? a farci trascinare. Certo. Ecco, in questo senso il pubblico è un fattore, l'ambiente è un fattore, Graziano. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Primo perché i tifosi del Milan sono unici, eh, dovunque in Serie A, in Serie B, come è successo tantissimi anni fa, il, eh, sono, sono quelli che ti che portano sempre su anche quando stai giocando male, poi magari dopo ti criticano, ma nella partita sono sempre con te. E questa è una cosa importantissima che i ragazzi sentono e tutti quelli che hanno giocato nel Milan eh, sentono da subito. E sono convinto che eh, il fattore pubblico domenica, come sempre, sarà importante per dare la fiducia e la, la forza ai ragazzi di ripartire da subito e riuscire a fare la partita. Perché poi fondamentalmente la Juve è una squadra molto, come dicevi tu, molto cinica che riesce a ripartire. E non è una squadra che non muore mai quindi non bisogna ah, neanche pensare che se gli fai gol eh, la partita è finita però è importante riuscire a, fargli, a far capire alla Juve al gioco della Juve che giocando come sanno giocare i, gioc i nostri giocatori tenendo palla non, non sterile, tenendo palla per riuscire a far male perché Milan è una squadra che tira tantissimo in porta poi magari ne fa anche me non ne fa tantissimi fino ad ora però è una squadra che quando è la palla ti può far male. Che bisogna fare male non una volta solo, ma diverse. Ti riporto una domanda bella di Francesca, che chiedeva se eh, giocare, se secondo te, la tua esperienza ti insegna che giocare con un attaccante come Giroud, o giocare con un attaccante con altre, Okafor, Jovic, giocatori con altre caratteristiche, influenza anche lo sviluppo dell'azione della squadra, oppure è una cosa che... Che, che prepari col mister? Prima se c'è in campo questo giocatore, sviluppiamo così. Se c'è in campo quest'altro giocatore, sviluppiamo in quest'altro modo tutte e due. È logico che quando eh, gioca Giroud che tanti anni, diversi anni che giocano, questi giocatori eh, diventano automatici certi passaggi e certi, certi movimenti della squadra. Quando se dovesse giocare Jovic o dovesse giocare Ocafor. Uh -huh. È un pochino meno automatico perché, per il fatto stesso che si sì, riprovi in allenamento, ma non sono così automatici come sono stati fino adesso, mh, avendo giocato per tanto tempo con Giroud. Quindi, certo, che ti influenza eh, il, il fatto di, del giocatore diverso per, per come imposti la squadra ed è certo anche che vengono, vengono preparate in, in partita, però tante volte non, non vengono associate così bene perché l'abitudine. Ti dà eh, il modo di avere delle giocate più automatiche quando conosci meglio il giocatore. Certo, se sei abituato a avere l'attaccante che negli esterni, che la, il tuo attaccante davanti taglia sempre, va sul primo palo, se ci metti dentro un altro attaccante che quel tipo di movimento non lo fa, magari puoi anche sbagliare, sbagliare il, il passaggio. Eh, la chat ti dice di ricordarti di mettere la sveglia. Domenica, perché che ore saranno quando giocheranno? Mio... Quando giocherà il mio Domenica 2:45. Oh, 2:45. Già notte. Gi eh, già messa cosa fai, la vita, ti cosa fai, ti svegli, ah, Già messa la sveglia Già messa la notte. Già messa la notte. <ride> Assolutamente Roberto eh, vabbè, Lollo, se, certo, mi, Lollo dice: Ma che domande fai? Certo, che se hai Giroud, di 37 anni a suo posto, metti un Sesco, un Luca con un Jonathan David. È ovvio che devi cambiare manovra, e certo, esatto, caro amico Roberto Spinelli. È esattamente quello che, certo. stavamo, esattamente quello che stavamo, stavamo dicendo. Alla no? domanda, tante volte io, io e Mauro le facciamo agli ospiti per introdurre degli argomenti e dare appunto delle, de, de, degli argomenti di cui di cui parlare. Eh, Mauro, qua dalla chat abbiamo finito, sai tu qualcosa in chiusura da chiedere a Graziano? No, io volevo, volevo salutare Graziano, volevo appunto dirgli col suo sorriso, con la sua carica positiva di stare vicino alla squadra nel silenzio di Shanghai, eh, <ride> eh, nella, note, nella sua notte nel domenica, silenzio, è di... È di sperando di poter urlare e svegliare mia moglie e mia figlia così almeno eh. c'è un, un motivo per svegliare eh, ecco. <ride> speriamo ne, nello squarcio dell'urlo di, dell di Graziano Vuoi, salutiamo tua moglie e tuo figlio come si chiamano e, 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 so, presentiamoli un attimo ai nostri tifosi Graziano mia moglie Andrea e mia figlia si chiama Mia che sta no, dormendo adesso ah. Ah. giustamente <ride> giustamente, perché essendo certo. tardi, giustamente certo. sta dormendo. Eh, Graziano, Pinto, grazie! Grazie, grazie, ah, ah, piccolissima! Oh, che bello! Che bello, bellissimo! Un anno ha? Ah? Più, qual... più di un anno? Ah, 13 mesi, poi sono due più grandi d'Italia Italia, la mia prima moglie. Magari. Ah, ok, ok. Una, okay una... Ho tre, ban... tre ragazze. Ah, esatto. Nessun... Va, bene, va bene, va bene. Nessun giocatore di pallone. Vabbè però magari, stesso, però magari scopri qualche giocatrice, eh? uh, ma, ma dire mai esatto. non, non forzo niente. Quello che vogliono fare, La più grande ormai no. 21 anni, le altre no, magari questa. Chi lo sa? Esatto, esatto. Mai, por, mai porre limiti alla provvidenza, esatto? esatto. Graziano. Grazie per Ciao, essere Graziano, passato da un noi. Abbraccio. Grazie a voi. Ciao, Graziano, è sempre bello Graziano parlare Mannari con Grazie, Un voi abbraccione del nostro grande Milano oh. Grande, eh, cioè, grazie, grazie, ciao Graziano. Graziano. Ciao, 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 ciao. Forza Milan, ciao. ciao. Vedi che carino? Vedi che carino? Vedi che carino. Ha conservato intatta negli anni Graziano Mannari la sua tenerezza e la sua freschezza. <ride> Intanto mi ha scritto Luca Serafini. Aspettate un attimo, che cosa dice? Mi dice, cosa dice Lolo, mi sono collegato, ma non vi vedo. Aspetta, che gli scrivo. Refresca. Eh, eh, eh. sì, anche a me l'ha scritto, sì. Refresca. <ride> Refresh, Perché poi quando dice sono collegato, ma non vi vedo, non vede l'ora di dare la colpa a me per un qualsiasi motivo. Eh. Guarda, la eh, colpa è di bello. Mauro Suma. Cioè adesso guardamela mentre bello. Guarda. Ciao ragazzi, ciao, ciao, oggi, ciao. Sai che cosa no. ho fatto oggi, Lollo? Mm. Quando mi è arrivata la notizia di Sportiello, quando sì. mi è arrivata la notizia di Sportiello, l'ho girata subito a Luca perché ah, eh. non devo macerarmi. Non devo macerarmi. E, e, e star male solo io, no? Quindi gli ho esatto. dato proprio così, siamo stati... <ride> Mal comune mezzo gaudio. Ragazzi, cosa volete no. dire de, de, dell'infortunio? Ne abbiamo già parlato in apertura. Mm, cioè, nel senso, ci dispiace ovviamente quando i nostri ragazzi si fanno male e andiamo avanti. Eh, eh, no, 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 certo, certo, ragazzi. È, è, è quello che non, non so che, cosa, che cosa, cosa possiamo aggiungere a questo discorso. Si fanno male i nostri ragazzi e come, come succede a centinaia di altre squadre che, che ci sono infortuni. Ah, tra l'altro, scusa, Mauro, colgo l'occasione. Intanto, se vuole entrare, Luca, eh, lo facciamo, facciamo entrare. Volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Neymar, Mauro. certo certo, certo. Quando Perché sono Neymar, infortuni è gravi e seri, molto, ai ragazzi, siamo sempre stati molto a loro. esatto. Infortunio molto grave anche ciao per Luca. lui. ovviamente Mandiamo un abbraccio. Ciao, Luca. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Come, come, va? come tutto, va? Tutto Che bella bene. sciarpa che hai, che bella sciarpa. No, sono più di una. Ho spostato il, para, il paravento dove sono appese tutte. Un giorno ve le inquadro, ce ne sono un sacco su, di tutti i club ah che è, le regalano. Mm. E poi un giorno faccio anche bella mossa delle targhe, che sono sicuramente più delle tue, quindi... Esatto, cioè ricordiamo che Luca parliamo, Serafini è famoso perché ha più targhe di, di Suma, cioè di Mauro Suma, è Beh, proprio è più, quello. è famoso perché ha più targhe, non lo so. E è no, è pensate, pensate, no, è pensate che c'è anche una targa che viene, che viene data ogni 15 anni e, 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 e Luca Serafini ha una targa e la targa si chiama proprio Ho più targhe di Mauro Suma, sì, Ed è una targa sì. che c'è. Anche, anche la ti motorizzazione momento, civile. Eh, ti diverti eh? Anche la motorizzazione ha più targhe mie della sua, perché dicevo, valanghe di multe, ah, più non posso. Ecco, ecco, mm. ecco perché c'hai sempre la testa fra le nuvole. A cosa perché pensi quando guidi? Al Milan, cosa pensa pensi? al Milan e ai messaggi che gli mandi eh, tu eh. degli dell infortuni che ogni tanto ci colpiscono. Subito, sì, oggi glielo allora, mandato okay. subito, ho detto non voglio, voglio soffrire solo io, subito. Pam. Ma... Beh, eh, voglio dire, nella uh, narrazione che si legge dopo queste cose, eh, ho letto una cosa che mi ha fatto molto ridere oggi. Beh, per forza li fanno allenare come i centrocampisti e invece sono portieri. Poi ho letto, l'unica squadra che perde due portieri per infortuni al polpaccio in allenamento. Poi ho letto... No, e, e poi dopo l'allenamento... In No, perché in allenamento, in Luca? L'anno scorso mi no... è infortunato al polpaccio. In, in Ma si allenava in, in partita o in allenamento? No, no, l'anno scorso si era fatto male eh, durante una partita della nazionale francese, era uscito un va, ah, va bene, comunque era, era appunto la narrazione che si ha in questi tempi. Dopodiché poi inizio il collegamento con Twitch e sento. Eh, Suma per esempio che fa in giustamente in bocca al lupo a Neymar poi eh, ricevo anche, perché no, il web eh, è sempre molto attento una lista di giocatori infortunati nel campionato italiano alla ripresa che è incredibile si, ah, mi pare che siano 29 se non sbaglio sono 29 eh, alcuni dei eh. quali come il povero Simen anche lui durante la pausa quindi non è un'esclusiva nostra. Poi mi aggiungono, sì, ma i nostri poi non rientrano mai. Beh, eh, non ho la statistica delle altre squadre. Fatto sta che mi sembra che perdere il portiere numero uno e numero due, io mi, mi riferisco sempre molto anche a un po' alla... dico sfortuna, se no Lollo poi si indigna se uso un'altra parola. Però esatto. certo che cioè, le, le, sicuramente durante le soste delle nazionali... Il Milan, quelli che rimangono a Milanello, ma anche la società dovrebbero fare un pellegrinaggio, andare in un, un convegno. No, ma fare perché, delle no, sembra, sembra Luca veramente. Sembra che con, adesso vediamo Lollo se, con, con la sfiga di questa roba qua sembra sì. che cioè, non no, si può dire sfiga. Lollo no? poi si irrita, no, no. però non è Dai. minimizzare. Ragazzi, voi pensateci un attimo: viene espulso Tomori con la Roma. No? pensiero automatico, beh vabbè, gioca Calulu. Pen. È vero, no? incredibile. Cioè, cioè guarda che pazzesco, ragazzi, eh. cioè viene espresso Mignan ti... contro il Genoa, beh vabbè, gioca Sporchiello. Pen. Cioè, ragazzi, Ad, adesso, avremo tutte le adesso... colpe del mondo, però santo cielo, cioè, santo adesso cielo. ti faccio, ti faccio esplodere come un tappo di champagne a Capodanno. Ecco. Perché il refrene, perché il refrene è male, intermai. Ma ho capito lento, Luca, lento. va bene. Allora, no, ma allora, questa lento, cosa che io lento. ho detto adesso. No, 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 abbiamo parlato della sfiga, no? Pensa al povero Simen pure lui. Tutte le no, volte che si avvicina lento. al Milan, PEM, PEM. Cioè, anche lui voglio dire, ci sono delle robe che sono. Lolo, non so, di tu. Ma no, 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 io aggiungo no, no, per esempio cioè la Juve domenica, non ha sicuramente Danilo. Molto difficilmente Chiesa, forse Vlaovic, che però. Non è al meglio della condizione. Sto parlando di Danilo oh, E esatto, di esatto. risponde Anche loro hanno problemi. Io, che tutti hanno problemi, perché i problemi ce li hanno tutti a quadrato. Stiamo scrivendo quadrato dell'Inter. Siamo quadrado? focalizzati quadrado. sul Mina, e Se lo porta se dietro da un Mina, po' di tempo quadrado, eh? e... Io ripeto sempre alla fine la stessa identica cosa, l'escalation di questo club in questi ultimi cinque anni dal punto di vista del risultato sportivo è l'unica cosa veramente insindacabile da parte di tutti. E se tu arrivi, torni in Champions, vinci il campionato, arrivi secondo, arrivi in semifinale di Champions, evidentemente c'è una metodologia che funziona. Dal punto di vista sanitario, eh, ripeto sempre, siccome tutti ripetono sempre le stesse cose, si infortunano sempre solo noi, io ripeto sempre la stessa cosa. Io e la mia famiglia, all'epoca già anche mia madre, sono 30 anni che ci curiamo grazie allo staff medico del Mina, con tutti i medici che si sono succeduti, da Monti a Tavana, fisioterapisti, Lugiu, adesso il dottor Fusi, io sono sempre in mani loro. Ma sono tranquillo, farei curare i miei figli come ho fatto curare mia madre i miei... e come vengono atleti di tutti i gli... Io, da Fusi, che è uno dei medici più importanti, l'ortopedico del settore giovanile del Milan, trovo eh, giocatori dell'Olimpia di basket, sciatori, ex calciatori, calciatori di altre squadre. Vengono tutti dall'Eccellenza Milan tranne i tastieristi che si incazzano con i medici del Milano, eh, ma, rient... eh, ma non rientrano mai. Ma non rientrano... È, vero, è vero che sono molto prudenti, anche a me mi spiniscono, no? ma stai attento, no? certo uno risponde sì ma tu non fai l'attività professionista, sì è vero, però io vedo che loro hanno una metodologia e questo è un altro punto a loro favore. trattano, Me, o il pensionato di Monza, o, o Bobo Vieri, che ogni tanto ho incontrato lì, o il giocatore olimpico, tutti alla stessa maniera perché i pazienti sono tutti uguali come rapporto umano, come, come, come si pongono. Poi, ovviamente, un atleta professionista ha un modo di rientrare che è diverso dal mio. però, pensionato. scusa, Luca, fammi rispondere un attimo alla chat. Ragazzi, come possono essere collegati due infortuni che arrivano a 12 mesi di distanza l'uno dall'altro? Lo so che, che è lo stesso infortunio che ha avuto Mike l'anno scorso, ma non ci può essere correlazione tra due infortuni e, e, cioè, a 12 mesi di distanza. Un conto se mi dite. Anche perché, tutti... come... Cioè... No, come dice Mauro, uno è capitato mentre era in Francia, giocava con la nazionale. Che... l'altro, la che... la che... Sportiello, ho letto che negli ultimi sette anni ha avuto solo una febbre e il Covid e basta. E cosa vuoi fare? Cosa devo fare sì, io? Qualcuno prima scriveva 8, 8, anni, 8 anni senza an... infortuni. Ecco, l'anno scorso Tatarusano, quando ha sostituito eh, Mignon, non ha avuto niente, stava benissimo e ha un fisico un pochino più gracile di, di sportiero. Sì. Non significano niente queste robe qua. Possiamo andare avanti? Io la soluzione ce l'ho. Gioca Girù <ride> in porta e Jovic... Eh, lo ecco. stanno già scrivendo, lo stanno già scrivendo. Eh, diciamo che le, scrivendo. le alternative <ride> sono tre. Le alternative sono tre: Mirante, Laponava e Girou. E c'è anche il mio, qua fuori c'è Luca Brivio, che è il custode della nostra eh sì. primavera, che fa delle bellissime telecronache della primavera, che mi dice "Guarda che Bartoccioni ogni partita la gioca molto bene", quindi Bene, parlano tanto tutto bene il ventaglio dei nomi. Ma Ragazzi volevo dire una, di una cosa, fatemi per rispondere persone. a T-Breaks, T-Breaks ti faccio una domanda perché lui sta dicendo che gli infortuni potrebbero essere figli dei carichi di lavoro e io ti faccio una domanda T-Breaks, se questa affermazione tu l'avessi fatta tre giorni fa dove il Milan aveva zero infortunati, i carichi di lavoro erano esattamente gli stessi e lì avevi no, zero infortunati, stilonismo era... 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 a Benasser che vabbè eh, arriva da un infortunio la... traumatico la... Di, la... di tanti mesi la... fa. La storia di Ibrahimovic che parlava dei campi duri per i tennis, eccetera, però nel frattempo tutto questo non si è più verificato. E io ripeto sempre: cioè è difficile che eh, convincere la gente che eh, al Milan, che è una squadra che è tornata di vertice in Italia e in Europa, lo staff sia eh, così sprovveduto, sia quello. Della preparazione che quelle delle medicine mi sembra un non argomento. Mi sembra veramente una perdita di tempo. Accusare. Tanto il Milan è abituato da 25 anni: da Monti, da Milan Lab, da Tavana ogni volta che si faceva male qualcuno, era colpa dei campi, colpa dei preparatori, colpa degli allenatori, colpa dei. Guarda, che posso dirvi una roba! Scusate, scusa, ma Luca avete ragione. Anche i presidenti si arrabbiano i medici, i certo. donatori. Ah, ecco, certo. Perché è così che funziona, sempre per certo. palolo Avete ragione, avete ragione, Calulu, Loftuschik e Crunic sono, sono, sono muscolari, avete ragione, avete ragione. Non, 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 li, avevo, non li avevo considerati sì, nello sì, però, zero, ecco, però era un discorso ecco, generale. Calulu, to cheek... No, Calulu, Loftuschik e crunic, certamente sono, sono tra i problemi muscolari, però ragazzi... Io prima, non ti sarà sfuggito Lollo, che con Graziano Mannari facevo la formattazione del calcio, no? Tu fai le prime tre partite ad agosto, ti fermi, vai con le nazionali, quindi cambi metodologia d'allenamento. Ciucueze si è fatto male dopo dieci giorni che era con la Nigeria, con una metodologia diversa dalla nostra. Cioè, yeah. questa formattazione del calendario per cui... Tu per due settimane lavori in maniera diversa dal tuo club, poi torni nel tuo club e giochi ogni tre giorni. Guardate che se voi, fate, se voi faceste il grafico di tutto questo, guardate che è micidiale. Eh? Tu hai sì, sì. un tipo di preparazione, poi ne, ne fai un altro, poi giochi ogni tre giorni, poi ti fermi ancora. Fai altre due Ecco, poi mi direte: eh, Ma Calulu si è fatto male stando a Milanello e Sportiello pure. Sì però loftus e Krunic no. Intanto su Kalulu, Loftus-Krunic e loftus caro Carololo e Caroluca, facciamo una gradualità perché Kalulu è quello che ha l'assenza la, la, più lunga, quindi più sono lunghe le assenze più deve essere cauto e prudente il rientro. Kalulu si è fatto male praticamente prima del derby, siamo ancora attorno al 10-11 settembre, quindi è passato tanto tempo, per cui dovrà essere inserito con maggiore gradualità. Krunic si è fatto male col Verona, quindi una gradualità di mezzo, Loftus-Chic ha saltato solo due partite, ha saltato solo Dortmund e Genova, per cui sì, secondo me ma... quello che potrebbe essere più vicino a rientro potrebbe essere lui, ma non faccio previsioni e sto zitto. Io su Twitch ho mezz'ora alla settimana, sono due ore al mese, non posso... Spendere mezz'ora di questi due ore ogni mese a parlare di infortuni Di cosa vuoi parlare? No. Oh, cioè, parlare. Meno, eh, male, meno male, te, meno male te, che Luca Serafini lo dici. Oh, sì, no, è lo vero. dico perché è amato Voglio parlare del fatto, intanto sono io mentre metabolizzo molto rapidamente le sconfitte perché sono ottimista e penso che quella dopo la vinceremo quando ciclicamente si ripetono perché purtroppo non è una questione di questa generazione di calciatori perché negli anni 60 c'erano le donnine, le macchine di lusso negli anni 70 c'erano le scommesse poi ci sono state le partite truccate quindi ciclicamente purtroppo qualcuno ci ricasca ma queste cose mi addoloro e mi deprimono molto più con una sconfitta sul campo, anche perché vanno avanti per più tempo. Ah, Ovviamente beh. in tutto questo panorama e quindi non hai mai la soluzione, ci sono indagini eccetera eccetera. Ovviamente nel panorama l'unica società che da una settimana deve tremare è il Milan, ma questo lo sappiamo, una, sono coinvolti giocatori di varie società, ma l'unica che ha delle commissioni lo sapevano, non lo sapevano, forse quello, ma ha venduto le partite dove giocare, è il Milan. E questo è un altro dato mediatico di cui prendiamo atto e tiriamo dritto. Grazie a Dio la giurisprudenza è molto chiara e se si leggono le cose in maniera obiettiva, serena e disincantata si capisce come stiano esattamente. Le cose. Terzo e ultimo punto, che è quello che mi sta più a cuore di tutti, c'è cioè Milan Juventus. E se noi vogliamo pensare ai tempi recenti, cioè fino al 2019, gli anni che siamo stati costretti a subire l'oscurità. E l'oscurantismo al quale ci ha sottoposti la Juventus per gli scudetti, per le cose anche che succedevano sul campo, un po' particolare, in sei anni, sette anni: l'unica pillolina è stata la famosa Supercoppa di O. Pensiamo a come si sono ribaltati i valori in queste ultime quattro stagioni, e godiamoci di questo. Perché è dato il Milan ad essere una società di riferimento, una squadra competitiva che lotta da quattro anni. Questa è la quarta stagione in cui è nei primi posti della classifica in Italia, ed è fresca di una semifinale di Champions League. Credo che a questa partita il Milan arrivi comunque leggermente favorito rispetto anche all'insistenza del portiere ma comunque uno in porta ci andrà e anche quella di Teo Hernandez, che spero in questa sosta abbia avuto modo di riflettere su queste sue prime giornate di campionato in Serie A spesso con la fascia di capitano in cui bisogna trattenersi ma comunque credo che anche con gli, i rientri con la condizione in cui abbiamo lasciato i giocatori e li ritroviamo il Milan debba Cercare di scrollarsi di dosso un'inseguitrice pericolosa, e questa è un'occasione che il Milan ha domenica ah, non sera, vi ah, chiedono se anzi, vi chiedono, ragazzi, vi chiedono se il Milan ha le carte in regola, al netto di chi giocherà in porta, al netto di tutto a livello generale. Il Milan ha le carte per fare la partita domenica, l'ho appena detto. Allora non mi ascoltate quando parlo, no, eh? Luca? Sì, no, 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 ti ti nel, modo, nel modo entrando nello specifico perché credo Beh, sai, che la... allora, noi parlavamo con voi due, credo la settimana scorsa, sicuramente all'inferno del fatto che ho visto che si sono snaturate almeno tre squadre nelle ultime settimane, affrontando il Milan: sono l'Alaska, il Borussia Dortmund il Genova, e il Genoa, che avendole viste giocare nelle settimane precedenti, a ah, sospetto del Milan si sono chiuse. La Juventus, se non altro, non ci sorprende perché gioca sempre così. <ride> che giochi... no, ma no, ma non sono ah, un No, no, è un dato no, di no, fatto. No. E però, Luca, il modo di Luca, giocare. L anno l anno la Juventus scorso, se... è tutto bello, ho sì. ah. però ho perso Però l'anno scorso, secondo me sarà esattamente come dici tu, perché l'anno scorso, a ottobre, noi abbiamo giocato... è il terzo Milan-Juventus che si gioca in ottobre negli ultimi anni... Abbiamo giocato il 22 il 22 ottobre, l'ultima volta che abbiamo giocato il 22 ottobre era stato nel 2016, vincemmo noi 1-0 col gol di Locatelli. L'anno scorso abbiamo giocato ad ottobre e vincemmo 2-0. E volevo ricordarvi che l'anno scorso la Juventus era parita fortissima. Nei primi 20 minuti, Vlaovic, Quadrado avevano avuto diverse occasioni importanti. L'anno scorso la Juventus è venuta per vincere a San Siro, aveva messo in campo dall'inizio contemporaneamente Vlaovic, Milik, Quadrado e Kostic. È vero. E, poi invece, e poi invece il Milan gradatamente è venuto su, ha fatto il primo gol, ha fatto il secondo, abbiamo vinto la parità. Per cui ah, penso che Allegri ha maggior ragione, quello che diceva Luca, certo, domenica sì. sarà bello, bello allineato e coperto e farà andare avanti noi e lì dovremo stare attenti noi. Se ha un modo di sorprenderci è di nuovo questo, è quello pronti via che si scaraventino davanti loro. Non è che gli sia andata poi molto bene l'anno scorso, però certamente se tu vuoi sorprendere il Milan nella partita di domenica sera e sei la Juventus devi provare a fare tu la partita. Io credo che questo lo possono fare per qualche minuto, per qualche minuto, non per 3-4 minuti, ma diciamo 10 minuti, 15, 20 minuti, però poi il Milan è in grado assolutamente di riportare la partita sui binari usuali. E la Juve Ma anche come che... caratteristiche loro, Luca, anche e, come caratteristiche esatto, dei giocatori della Juve, Juve, non sono per... quel tipo di giocatori. Fisiologicamente si ritrae, eh. secondo me, la Juve... il centrocampo del Milan, dell'Inter e del Napoli è assolutamente, nettamente superiore a, quel... a quello della Juve, lo dico da due anni e del, nonostante questo la Juventus ha fatto l'anno scorso secondo me un signor campionato e nonostante questo ha molti giocatori che il Milan, Milan ne ha meno, giocatori che buttano la polvere sotto al tappeto eh, Chiesa che ti fa il gol Vlaovic che ti fa il gol ah, sì, sì. Eh, questo che, Rabiot che ti fa il. ecco questi qui ogni tanto li tengono a galla ma voi sapete che i tifosi della Juventus sull'estetica Ecco sul Luca, gioco della Juve-Mugugnano da del tempo. Luca, sì. oggi Chiesa ha lavorato ancora a parte, no? Ed è già giovedì, e quindi lavorare a parte il giovedì... Eh, eh l'ho detto PSG. prima, sembra eh. destinato eh. a banchina. Però dipende, dipende la partita dalla presenza o meno di Chiesa, cioè con sì. Chiesa è una Juve, una partita, sì. senza Chiesa è un'altra sì. anche la nostra nazionale, anche la nazionale. Chiesa è secondo me il più forte giocatore italiano, secondo me il più forte giocatore italiano mm -hmm. al quale dobbiamo buona parte dell'europeo vinto due anni fa e quindi assolutamente sì, la Juventus con Chiesa è una cosa, senza Chiesa è un'altra cosa, assolutamente sì, molto più di Vlaovic, secondo me molto più di Danilo, perché dietro in qualche modo ti arrabatti. Davanti comunque Danilo cioè per il loro è importante, eh, Luca. Danilo per, per loro è importante. Sì. Loro... Sai che il loro vero il leader... leader vero... Il loro vero... Non sono d'accordo con te, non c'è dubbio. Ma Danilo è il loro vero leader. È il capitano, non ha caso. Il, è il loro capitano, leader, certo. Per carità. Ma, ma il, il Milan ha due leader fuori, a Mignone e a Teo Hernandez. Ha un giocatore come Sportiello che ci stava dando delle sicurezze nelle occasioni in cui è stato impiegato, ma non c'è. Quindi in quella siamo pari. Io penso che facendo la partita che devi fare, non voglio arrivare al paradosso di Arrigo Sacchi, che diceva: se giochiamo come dobbiamo giocare, il portiere non serve. Se giochiamo come sappiamo, il portiere, se giochiamo come sappiamo, il portiere non serve. E in effetti a Giovanni Galli tiravano in porta poco. È, sempre, è un argomento di discussione ogni volta che incontriamo. C'è una partita. Adesso, adesso voglio vedere se vi ricordate l'immagine. C'è uno Juventus Milan a Torino. C'era ancora il vecchio delle Alpi. Mm. Eh, 2006, 2006. Luca se la ricorda. Luca, te la ricordi che mm. si era fatto male Maldini all'inizio della partita? Se sì. l'ha fatto male Paolo, entra Costa Curta. Entra Costa... Sì, sì. Noi, se fatto male Paolo, eravamo tutti pallidi. Sì, Finisce sì. 0 a 0 quella partita lì, e alla fine, Nesta. Non so se ve la ricordate, alla fine della partita, Nesta va da Dida, gli mette il dito, il, proprio il dito sul testone. Non ti abbiamo fatto sì. arrivare neanche un tiro in porta. Ve la ricordate? Sì, <ride> <sì, sì, sì. ride> È verissimo. Io spero, domenica, francamente. Saranno disposto a subire qualche tiro in porta pur di fare quello che il Milan deve fare davanti, perché quest'anno si è ribaltato un po' il fattore degli ultimi mesi della scorsa stagione. Tu sei prolifico in campionato, piuttosto prolifico, invece non hai ancora fatto gol in, in Champions. E quindi proseguiamo in campionato con quella buona abitudine che è iniziata quest'anno. Secondo me, è, è, ripeto, a darmi pari e nella situazione attuale in cui sono oggi Milano e Juventus, Milano ha la possibilità di dimostrare di essere superiore. Sicuramente nel gioco, probabilmente anche nei sindaci. Secondo me il centrocampo non è. Senza mai fidarsi, Luca. No, no, non si Senza mai fidarsi perché la Juve è quella squadra che sembra sempre un po' malaticcia, un po' caracollante. Eh, e poi dopo po così, la. Eh, sì. Ma gioca a. Ma... Eh. Gioca eh... male e poi te la piazza. Quindi, mai fidarsi della Juve, eh? mai, no, no, mai ma fidarsi, no, 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 soprattutto no, di questa non mi fido. Juve. Non mi fido assolutamente. Penso soltanto che il Milan, il Milan deve, debba fare quello che sa fare: avere pazienza, sapere che può andare incontro anche a due partite diverse. Bisogna capire quando e se la Juve vorrà ripetere l'inizio della, della partita dell'anno scorso a San Siro, cioè pronti via dall'attacco. Credo che dopo una sorte, dopo viste le ultime partite della Juventus, ehm, quest'anno non sarà così, però magari beh, Anche perché senza Chiesa e con, con Vlaovic, che comunque non è al 100%, tu non possa pensare di andare il, come il settimo cavalleggeri allo sbaraglio, eh. questa è la mia sensazione, però la sorpresa è dietro l'angolo. Luca Mauro, uh, vi chiedono in senso, invece... In che senso la sorpresa è dietro l'angolo? Di senso? come giocherà la Juve, come giocherà la Juve, okay. la sorpresa è dietro l'angolo. Io credo che, ripeto, senza Chiesa, con Vlaovic a metà e con le caratteristiche che hanno loro in questa stagione, non me li vedo partire. Sprombattuto come l'anno scorso a San Siro, però la sorpresa da questo punto di vista sì. è dietro l'angolo perché Allegri ha ah, di questi colpi, no? sopperisce magari a un deficit offensivo buttando, spostando avanti certo. per il centro all'inizio, che uno non se lo aspetta, non mi sarei mai aspettato la, Juve, la, la Lazio invece bloccata nelle linee. O il, Bor il Dortmund molto prudente, lo stesso Genoa molto corto, molto organizzato. Eccellente perché con la Roma, con il Napoli, con l'Udinese aveva giocato nelle partite precedenti in maniera molto diversa. Certamente. Tra l'altro, ragazzi. Lucio? No, stavo leggendo mi che diceva: ah, Siamo arrivati decimati. Ma e ragazzi, de, il portiere ha ah, un portiere squalificato, <ride> e quindi cioè, non è che è, è, sei arrivato decimato. Ah, Mike ah, c'è. Due, due, due giocatori squalificati e uno infortunato. Dove sono decimati? Eh, sai, perché sai perché fa, no, fa un po' parte. Si fanno dico, strani pure, discorsi. No? Anche oggi vedevo in giro un po' di studi grafici, un po' di cose, o Cafor. Ocafor... È dalla scorsa settimana a Milanello e penso che verrà convocato. Calulu, Loftus, Cic e Krunic ormai sono sulla via del recupero. Poi, eh, magari non tutti e tre dal primo minuto con la Juventus, però ormai st stanno lavorando. Cioè, sono sono pronti, quasi pronti per rientrare, cioè, ecco, decimati no, ragazzi. Io vi ricordo, vi ricordo che prima dell'ultima partita della Juventus, Juventus Torino, il derby di Torino, Allegri era stato messo in croce, ci sono i filmati virali su, su Twitter, era stato messo in croce dai giornalisti ah, sì, di Torino per, per gli i muscolari scolari della Juve, Mi ricordo. eppure il giorno dopo ha vinto 2-0 il derby di Torino, quindi, ragazzi, capisco la stizza di tutti, però non siamo... Non siamo decimati, dobbiamo andare in campo per vincere, cioè niente alibi. Assolutamente. Vediamo qualche altra domanda. Uh, Francesco Lollo, perché parlavi di Ocafor? Ah, sì, ok, ve lo racconto anche a voi. Nel video di ieri, non mi ricordo quando, dicevo che se ci fosse necessità di giocare con un esterno, il video di oggi era forse. Se ci fosse necessità di giocare con un esterno, visto che non hai Ciocuezze, hai la possibilità magari di spostare anche Ocafor dall'altra parte e tenere Jovic come punta centrale. Comunque, Ocafor è capace di, far, di stare sia da una parte che dall'altra. Non concordi, Luca? Mm, meglio tra sinistra e il centro, eventualmente sulla destra, hai Musa. Ma eh, o meglio o come se, ho, ho Romero, esatto, l'anno scorso, infatti, in quella partita lì, proprio Brian Diaz, che è un Romero, se vogliamo. Sì. Nell'immaginario, l'aveva cambiata in, in un certo senso. Rogue fuori lo vedo come seconda punta o come esterno, ma a sinistra. Ma adesso hai lo stesso, eh, l'opportunità di Musa, che è un giocatore che può fare anche quel tipo di gioco lì. Mauro, muso esterno sulla destra come backup di Pulisic? Bah, bah sì, per carità. Eh, giocando ogni tre giorni devi prenderlo in conto. Devi... No no, 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 lui parla probabilmente. No, gioca Pulisic, non c'è dubbio. Però dice nella rotazione ogni tre giorni, eh, no? È chiaro. che... Ah, no, scusa, ecco ciutuese. qua la chat. Me, me l'ha ricordato, eh. ecco perché dicevo questa cosa nel video. Perché stavo parlando del fatto che Pulisic rientrando eh, dopo di tutti, essendo facendo la trasferta negli USA, magari era un pochino più stanco e dovendo poi giocare. Ecco, sì, è vero, è vero che. È vero che ebbe ma anche, anche Musa allora, eh? E Musa cosa rientra dagli, eh, dagli è un da Quindi in aereo bello comodo, Business Sì, è passino. vero che è vero che Pulisic rientrando dalla nazionale statunitense nel derby non aveva fatto benissimo, però eh, nel derby avevano fatto tutti male, quindi non puoi prendere il derby come pietra di paragone. No, anzi è, ecco. è proprio meglio non prenderlo come pietra di paragone. Ecco. Perché, scusami, scusate ragazzi, perché eh, Pulisic e Musa non sono ancora rientrati? Non ho visto le foto oggi, perdonatemi ragazzi. No, oggi non oh dovrebbero beh. essere a Milanello, domani sì. Però domani eh, esatto. sì, però attenzione, attenzione, perché nel calcio sul filo del rasoio che è stato formattato negli ultimi anni, sì? conta se tu giochi il sabato alle 18 o la domenica alle 20.45. Eh, certo. Ma tu pensa Pulisic e Musa. Rientrati certo. in fretta e furia il giovedì pre-derby, hanno giocato il sì. sabato alle 18. Tu ce li hai domani. Domani fanno il loro allenamento. Sabato fanno la loro rifinitura. E domenica no, c'è una giornata per rimettere il l'altro Oggi sono rientrati e sono a casa a vedere scialati sul divano a guardare la televisione. Certo. Cioè, un giorno di riposo. Domani è Milanello. Sabato domen quindi... sì. e domenica. E ci, eh. ci staranno guardando e sì. li è già, salutiamo. È già, una, esatto. è già un avvicinamento diverso. Come on, baby. Sono sono giovani certo. e forti e quindi non abbiamo problemi poi, esatto. poi ah, vediamo qua dai, sì, ancora 5 minuti rimane Luca Sì, c'è tempo oggi sì, domande sì. vai 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 con le domande Però, vai con le domande certo. vediamo vediamo, vediamo. gioca mirante eh, Mauro vestito così sembra un parroco dicono <ride> Tra salutiamo saluto, saluto il mio don Salute. qua del paese Don Carlo saluto a me un chiamano un maglioncino, in Spagna. un bellissimo, ma bellissimo in maglioncino, il cura, blu El e cura. grigio. Sai, sai cosa vuol dire il cura? In no. spagnolo il cura vuol dire il prete, perché ho sempre la camicia nera. Ah, ok, El... Luca, Ho tremato. Ciao, sappiate che ho tremato un attimo, perché non mi... questa storia qua me la ricordavo di Luca, ma non mi ricordavo esattamente dove andava, andava a parare. Dovevo eh... a separare. non lo so, Luca. Avevo paura, Luca. Camanillo ti dice quando ritorni a Napoli, magari a presentare qualche tuo libro o a fare qualche conferenza. E ultimamente, pross prossimamente non ce l'ho. Sarò a Caorle, tra l'altro, organizzata dal Milan Club di Caorle a novembre. Poi in Friuli ad Assisi. però a Napoli, no, sono stato a Napoli due volte a presentare questo una a Pozzuoli e l'altra in centro ma l'anno scorso però capiterà, no. capiterà, vabbè, capiterà Poi infatti lui dice che ti aveva visto la presentazione del libro poi eh, The King difesa a tre con la Juve in stile Milan-Verona per proteggere la porta un'idea che può funzionare? l'avevo buttata lì a Mauro dopo o, se, mi confondo sempre sì, all'inferno eh, no, no, all'inferno, all'inferno avevamo essere, parlato dopo Genoa-Milan. Poteva anche essere un'opzione, però c'è un fatto che Calulo appunto è, 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 è convalescente e che Florenzi sta bene nelle ultime settimane nel Milan è stato sempre fra i sì. migliori. E allora, sì. visto che Calabria è disponibile, secondo me è meglio fare le cose. Vi ricordate, sappiamo. a proposito Me lo ricordo Luca, aveva parlato di questa cosa all'inferno, dieci giorni fa. Vi ricordate? Però Ti ricordi no. Luca quell'inferno? Avevamo vinto a Genova con il Genoa e pensavamo, beh è importante vincere a Genova perché così poi fai due belle settimane di sosta sereno e tranquillo. Sì, <ride> mi ricordo, l'abbiamo detto, è vero, è vero, è vero che l'abbiamo detto. Madonna ragazzi. È bellissimo. Uno, è bellissimo, un inferno. Sì, sì, è una storia pazzesca <ride> bellissimo, Pazz... è bellissimo, bellissimo una frase: Vabbè. proprio un boomerang: un karma esatto. un sì, non diciamola più. Eh, diciamola più. No, Cosa fatto. ne pensate della si prestazione di Bonaventura in Nazionale? Ecco, non abbiamo toccato questo argomento, eh... ah Jack, mio. Ah, Jack ah. mio, Jack. è un mio nervo. Il mio amico Jack è un mio nervo scoperto. Oh, è rifiorito, è rifiorito in maniera meravigliosa. Insomma, il problema è il nel fatto è che, sì, che tutti gli vogliamo bene quella scena da solo, inginocchiato qua, Milan Cagliari 2 agosto. dopo Milan Cagliari era veramente triste. però in tutta onestà, in quel momento storico, per quelle che erano, sembravano essere le sue condizioni generali. Eh, per una questione di progetto, per una questione forse anche economica, in effetti era un attimo uscito dai Rada e se ci pensate bene la collocazione in questi ultimi anni sarebbe stata un pochettino complicata, anche se siccome Jack è uno che sa e quindi chissà sa, sa, secondo me lui si poteva adattare come mezzala come esterno e sarebbe tornato utile, certo. però francamente all'epoca... Quella decisione lì era stata condivisa secondo me un po' anche da lui. Scusate, ultimo periodo, ultimo periodo Jack dove ma, giocava? Uh, in che uh, posizione? Uh, 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 lui voleva rimanere. Lui, 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 allora se tu Luca avessi fatto scegliere lui, lui voleva rimanere. Era palese. Certo, certo. certo. Non, non ho dubbi. No, no, io dicevo condivisa come strategia generale. Ma in, comunque sì, insomma, sì, sono, certo. sono scelte. Poi se ti rimane qui con le stesse, alle stesse condizioni gli ultimi tempi che ce l'avevi, non ce l'avevi a Firenze sta bene, ha è un giocatore molto importante. Aggiungiamo sempre che non è, non è secondario, che ci sono aspettative e pressioni diverse rispetto al Milan, perché la piazza di Firenze è molto calda, molto esi molto, 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 molto esigente. Però in ogni caso, voglio dire. L'Europa League o la Conference League sono già un, certo. una bella cosa, ecco questo voglio dire. E, sì, e sì. qui, se arrivi secondo, hai fallito come si usa questo vero questo aggettivo tremendo. Quindi è un po' più facile, ecco non so come spiegare, però certamente è un rimpianto perché è stata una mossa azzeccatissima per levarlo dalla Tampa. Eh, Giocava sostanzialmente come mezzala, ma in un Concetto di calcio leggermente differente, però, ripeto, lui era molto duttile. Poteva giocare, secondo me, come quartista come esterno. Buonaventura è uno che sarebbe adattato molto bene, come aveva già fatto anche l'Atalanta, sì. Grande, grande giocatore. Jack, ehm, Mauro, mh, sì. chiede la chat se vogliamo dire due parole su, su Sandro, Sandro Tonali. Ma ha già fatto cenno Luca Serafini prima, uh -huh. eh, ragazzi. Eh, capisco che è un tema eh, non semplice, doloroso, perché tutti noi, nonostante tutto, vogliamo un gran bene a Sandro. Oh, sì. eh, per, però è chiaro che, ragazzi, un conto è la storia di Sandro e quello che sta emergendo su Sandro. Su Sandro, un altro conto sono i veleni sociali. I veleni sociali li, li lascerei un attimo da parte. Sandro ha fatto un interrogatorio, leggo dai giornali, l'unica cosa che io so personalmente sono quelle che leggo dai giornali. Certo. Perché nulla avremmo mai immaginato e nulla avremmo mai saputo. Leggiamo che Sandro, eh, quando era al Brescia, scommetteva sul Brescia, quando era al Milan, scommetteva sul Milan. Par scommetteva nel suo rapporto, c'è cioè un certificato medico, leggo, in cui eh, viene prescritta... Dal, dal suo medico curante la ludopatia nel suo rapporto con il suo tablet con il suo smartphone con il suo iPhone scommetteva sul Brescia scommetteva sul Milan sono convinto che se non fosse perché è una cosa che aveva in corso se non fosse emersa la sua storia la sua vicenda avrebbe scommesso sul, sul Newcastle e così via ragazzi eh, il Milan eh, non avrebbe mai ceduto Tonali se non fosse arrivata l'offerta del Newcastle, questa è la verità. Il Newcastle ha fatto. È, è cronaca. Ha fatto, quando il Milan la scorsa estate ha eh, capito che sarebbe partito Tonali, che, aveva già, che era già nell'ordine di idee di partire, l'accordo fra l'entourage di Tonali e il Newcastle c'era già. Il Milan è arrivato dopo. Il Milan, le cose che stanno emergendo su Tonali, le sta. Veramente leggendo sui giornali, apprendendo dai giornali. E io, l'unica cosa che posso augurare a Sandro è di liberarsi di questo demone perché è un demone, perché ti prende la testa, perché ti, ti trasfigura nel tuo rapporto con, con il tuo sport, con la realtà circostante, con i tuoi affetti. Eh, ragazzi, ripeto vicino a Sandro adesso dovrà esserci la famiglia, vicino a Sandro dovrà esserci il suo entourage, il comunicato del Newcastle è stato splendido, è stato esemplare, sì. vicini a Sandro e alla sua famiglia. Eh, io cosa volete che vi dica? Vi dico che è tutto molto doloroso quello che sta emergendo, eh, però dico anche, e qui Luca Serafini penso che mi sarà di supporto, io leggevo... Eh, su un sito a carattere religioso, l'AgenSIR, questa mattina c'è un'offerta gigantesca di scommesse per tutti, per tutti i cittadini, per tutti gli sportivi, per tutti i giovani, per tutti. Ragazzi. Le, le, le... Il betting oggi sostiene una buona parte anche del PIL italiano. Per cui possiamo sicuramente fare gli sdegnati, sicuramente possiamo fare le prediche, però dobbiamo tener conto della realtà che ci circonda. E ci sono ragazzi a cui questa realtà purtroppo prende la testa e deforma la testa. Non so cosa ne pensi, Luca? Luca? No, io penso che in queste situazioni mi devo sempre solo attenere a quelli che sono i risultati finali dell'istruttoria, dei processi, dei giudizi, delle sentenze. Perché solo ah, così traspare poi traspare poi la verità dei fatti non si rincorrono le voci, non si rincorrono il sentito dire, e i prospetti avevano iniziato infatti dicendo che forse non casualmente e non incidentalmente il Milan è l'unico club che è stato costretto dai media a tremare in questi giorni, nonostante il coinvolgimento di molti giocatori, punto a capo. Dopodiché, eh, la, sì, è vero, le tentazioni sono tante, sono ovunque, sono c'è chi può cadere in tentazione e chi, e chi no, perché ovviamente non si è mai sentito dire di uno che non arriva a fine mese che ha la ludopatia, perché non lo può fare. Se gioca il biglietto del Super solo per cambiare il suo stile di vita. Auguro a tutti. Quelli che sbagliano nella vita. Eh, ma ci sono anche quei casi lì, sì, sì, Luca. Sì, ci sono anche quei casi lì di sbagliamento. Sì, sì, ma ci sono, sono per cari... No, 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 ma infatti sto dicendo: eh, c'è gente che si rovina per questo, non, non ho dubbi su questo. Mi auguro che la stessa comprensione, lo stesso aiuto, lo stesso supporto, la stessa tolleranza di cui stanno fornendo i giocatori ce l'abbiano tutti quelli che sbagliano nella vita. Perché questo poi è la comparazione più corretta, non cado nella trappola di, ah, ma con tutti i soldi che hanno? Perché poi, come ho detto all'inizio, quando siamo collegati, ogni epoca ha le sue storture: il denaro di per sé. Perché esistono dei grandi drammi nel sottobosco della società: dove c'è povertà e miseria, ci sono droga, c'è alcol, c'è prostituzione, dove c'è ricchezza, purtroppo c'è spesso la, la droga anche se quella è per divertimento o per distrazione o addirittura per noia, che è una parola che prende lo stomaco, e, o, o ci sono drammi differenti e quindi ognuno ha il suo fardello, ognuno ha la sua croce da portare, non, non, non sono molto importanti i ceti sociali. E, ripeto, mi auguro solo che tutta la gente che sbaglia abbia la comprensione e la... Uh, il supporto pubblico e privato di cui stanno fruendo i giocatori per uscire dal loro imbuto. Certo. Io, francamente, sì, l'ultima persona sul pianeta che pensavo potesse avere un vizio come questo è Tonali, ma, ma è pieno il mondo certo. di, di persone certo. che parlano in un modo. Mi dispiace per lui, mi dispiace per chi indossa la sua maglia, per chi si sente un po' tradito, mi, mi dispiace per il mondo. Del calcio, io soffro molto perché il calcio ne esce sempre con un'immagine devastata, ah, certo. ragazzi. La... Questo Chiudiamo è. questo discorso, poi salutiamo Luca eh, con un messaggio sì, di ciao. tesco. Che dice: sì. e Luca dice, te lo leggo: dice: Non cambia comunque l'amore che Sandro ha dimostrato per questa maglia, e tutto l'impegno no, che ci no, ha, no, ha messo. Va bene. Per carità Quindi... di Dio, ecco. Però, sai, lo aspettiamo Sandro, Mauro, Secondo me, ma... ragazzi, no, ma... per Mauro per il ha suo detto percorso di por... recupero. Hai detto una cosa importante, il Milan non avrebbe mai venduto Sandro Tonali no. se non fosse arrivata la super offerta, e allora tutta questa cosa sarebbe successa con Sandro Tonali al Milan. E allora certo, il problema, certo. Lorenzo, è che se tu ami la tua famiglia, ecco come diceva ancora Mauro, mi sorprendo a citarlo così spesso oggi, se tu ami la tua famiglia, tua Preoccupa moglie, i tuoi detto. figli i tuoi amici. Devi fuggire dalla, dalla ludopatia, dal, oppure devi parlare, devi, devi avere del coraggio, devi avere per amore. Luca scoprirà, avere Luca scoprirà: scoprirà Sandro quanto è bella la vita senza quel demone, senza quel gioco, senza quel gioco. Sì, ma sì, va bene. Scoprirà, lo scoprirà Però ti ripeto: quando, siccome appena detto, la gente dice sì, quanto ha amato il Milan. Certo, anche il Newcastle gli auguro, però in questo ecco, momento... Ecco perché gli se lo merita, un gli un Luca, eh? però lui se lo merita, lui adesso nel suo percorso di recupero e di crescita, perché deve fare una terapia molto dura, lui deve apprezzare che nel momento di difficoltà il Newcastle ecco. ha detto massimo sostegno a lui e alla sua famiglia, cioè il senso di responsabilità del Newcastle, Sandro deve farlo suo, lui da oggi deve essere responsabile. Del grande slancio d'affetto, della mano tesa che, che gli ha portato il Newcastle, deve essere responsabile di questo. Eh sì, Va ragazzi. Bene. Dai. Luca, grazie per essere stato qua con noi anche un quarto d'orina in più. Grazie e ci vediamo pre-partita, no? Ci vediamo domenica pre-partita. Sì, sì. Esatto. Ciao Luca, ciao, grazie, ciao, ciao allora, forza ragazzi, Ciao, 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 ciao. ciao. ciao, ciao. Eh, sì ragazzi, vedo che comunque siamo tutti concordi con, con questo discorso. Insomma, Mandiamo un abbraccio, un abbraccio a Sandro. Um, adesso, prossimo, prossimo ospite, ragazzi. Allora, adesso, prossimo ospite che arriva, Mauro. Dobbiamo fargli gli auguri adesso. Quando adesso arriva, Rocco Giorgiani, ragazzi, facciamo gli auguri a Rocco perché è il suo compleanno. Quindi lo introduciamo facendogli gli auguri, ok? Dia Stefan. Magari se Stefan prepara, un eh, vediamo se ce l'hai. Sì, La trick and, and track. Bella, bella. <ride> Uh, di Emil Robak. Uh, sì, ho letto, ho letto, ragazzi, ho letto anch'io. Abbiamo letto che comunque oggi, notizie di, di pochi minuti fa, Mauro, il uh, nostro ragazzo Emil Robak, da quello che si leggeva, sì. è stato insomma, rientrato l'allarme all è ritornato ad allenarsi. Quindi facciamo sì. l'augurio di, di sistemazione, insomma, di, di ritornare a fare quello che ha sempre fatto. Uh, poi vediamo. Uh, a, a Rocco mi dice: Ho due minuti di ritardo. Ok, va bene, ti aspettiamo. Aspetta che scrivo. Ok, ah, ecco, come mai? Starà, starà festeggiando. Starà, sarà lì adesso, entra in diretta con il cappellino, la torta davanti. <ride> Lollo, fai questo quesito con la Juve meglio un centrocampo muscolare quindi Reinders, Loftus e Musa barra Pobega o di qualità inserendo Adli? Eh, Antonio, sai che è una bella domanda questa qua, te la dovevi tenere per sabato alle ore 13.40 noi... per <ride> eh sì. ragazzi noi centrali di ruolo, i centrali di ruolo che abbiamo sono crunici Adli avete visto anche ad Ortum no, come è migliorata la squadra dal punto di vista della proposta quando è entrato Adli. Secondo me lì o ci gioca Crunic o ci gioca Adli in mezzo. Se tu fai altre scelte le puoi fare perché siamo duttili, però poi la squadra cambia di fisionomia. Eh, sono cose alle quali stare attenti, sono eh cose sì. importanti alle quali stare attenti. Eh, poi no? cosa ne dite del portiere della primavera di cui si parla tanto, di chi stai parlando Tesco? Poi, che ne dite di Romero? Potrebbe sorprendere se lo fanno giocare? Ah sì, potrebbe essere una... L'abbiamo detto prima, ragazzi. Eh, Luchita è, è un'altra alternativa comunque che abbiamo. Quest'anno abbiamo una rosa profonda e quindi abbiamo... Mamma mia, Mauro, ti leggo, ti leggo il nick di un nostro amico su Twitter, che è bellissimo. E sì. Il, il, il suo nickname è Musagete Tigiani. Ed ah, è... Musagete era il soprannome di Rui Costa. Pregno di significato, bellissimo. Pregno, pregno, pregno. pregno allora, di intanto, significato. intanto uh, per quel discorso che facevamo prima, la Figici sì. ha comunicato ufficialmente la squalifica di Nicolò Fagioli, al quale anche lui facciamo in bocca al lupo, perché anche lui eh è certo. un ragazzo che deve tornare alla vita senza il demone del gioco. Sette mesi, ammenda pecuniaria di 12.500 euro e, per, e dovrà fare 10 incontri pubblici. In un lasso di tempo di cinque mesi, in cui dovrà parlare della ludopatia per sensibilizzare i giovani sul tema. Quindi mi sembra tutto molto giusto, tutto molto opportuno. Oggi sette i mesi, report okay. sette mesi, 7 mesi più nel corso di cinque mesi, dieci incontri pubblici per sensibilizzare sul tema della ludopatia, okay. ehm, che non dovranno, secondo me, essere spettacolarizzati, Lollo. No, ecco, no, no, cioè... no, capisci? Cioè, perché io non vorrei che poi. Fagioli dovrà parlare ai ragazzi di questo demone e andare lì con le telecamere spianate. Facciamo in modo che i ragazzi che vanno a sentirlo capiscano bene il problema. Eh, io quando avevo vent'anni ho passato un anno, un anno e mezzo a giocare, Lollo, eh? quindi so di che cosa si tratta. Eh? Ne parlo, ne parlo con... Avevo vent'anni, eh, quindi parliamo come dici tu spesso sfottendomi di tanti anni fa. Uh, io per un anno, un anno e mezzo, ho giocato non, non sul calcio perché non esistevano le scommesse sul calcio. Giocavo ai cavalli e ragazzi, è una cosa che ti prende. Eh, bisogna quando ne esci, per quello che continuo a dire, quando ne esci scopri quanto è bella la vita. E quindi l'augurio che faccio a tutti è di uscirne. Invece, per certo. quanto riguarda l'allenamento della squadra, io. oggi i report dicono allenamento al completo, quindi. Se anche Calulu, Loftus e Krunic si sono allenati in gruppo con la squadra, è una buona notizia. Allenamento al completo. Quindi io deduco questo, però poi vedremo domani come andrà l'allenamento di domani e sentiremo il Mister che cosa ci dirà sabato. Certo. Perché le uniche cose che fanno testo lollo sono quelle che ci dice il Mister. Assolutamente. Non... infatti Ricordiamo a tutti: ore 13.40-13.45 sabato, ci vediamo per conferenza stampa. Sì. Eh, caro amico Rocco, è il caso di mettere il telefono. Eh, esatto, 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 però devi, devi toglierci la. Ecco, Stefano, quando c'è, me lo dici gentilmente? Okay. Possiamo, partiamo? Un attimo solo, ok? Facciamo entrare Rocco Giorgianni. Tanti auguri a te, 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 Rocco l'abbiamo fatto solo perché sappiamo che, che, ti, che, che ti, ti imbarazzi di questa cosa. Quindi non ti sentiamo! No, aspetta. <ride> Come Ma non però... mi sentite? Ah, adesso sì, adesso eh, eccolo, sì, eh. ok. Ah, eh, ciao. Ecco. Avvicino un po' eh, il microfono, allora. Happy birthday to you! Tutto bene? Grazie, grazie il, il mille. Giorgianni. Tanti auguri Benissimo. per i tuoi trent'anni, Rocco. Grazie, una spalla, ringrazio <ride> che cringe eh no, Io dico 30 anni ragazzi. perché quello là il giovinastro no. poi ci sfotte per l'età. Il giovinastro, ma eh? oh, eh. ah, siamo coetanei. Scusa, ma tu avrai metà degli anni? di Mauro, scusami, eh, non so. Ma Mauro, sinceramente, non so quanti anni abbia, eh. veramente. Non lo sono so. Giovanissimo, nello, nell esatto, sono giovanissimo esatto. Quindi siamo, è quello che conta, è l'animo. <ride> Poi lui ti fa fanno gli auguri ma non è che ha vent'anni cioè, 40 ne ho io ragazzi. ragazzi io ne ho 40 eh, se, se faccio eh, faccio ma in realtà eh, sto allora... vecchiando anch'io ti, ti, ti fanno gli auguri ti fanno le chat ti fanno gli auguri grazie a tutti davvero e loro ha vent'anni Rocco so grazie che hai degli argomenti cari interessanti cari Mauro ha tutto di cui ci devi parlare oggi sì, 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 perché c'è stata, perché c'è stata a sola Rollo. A sola ci rollo sarà domani. In, domani, in domani. Ah, ecco. È un'anteprima. Un domani, domani è il 20 ottobre. Ecco. Domani esatto. che cosa ci sarà nel cuore dell'Emilia colpita dall'alluvione, Rocco. Faremo il secondo appuntamento, diciamo, dei nostri interventi dopo l'alluvione. Quindi il primo, se vi ricordate, è stato quello di organizzare un camp a Forlì, dove abbiamo organizzato nel sì, mese eh. di settembre un'attività per i ragazzi alla ripresa delle attività scolastiche. E adesso un altro intervento altrettanto importante, perché abbiamo, grazie anche alla collaborazione del... Della IMC, quindi dei club della Curve e di altri amici, mm -hmm. siamo riusciti a raccogliere dei fondi che ci hanno permesso di sostenere il rifacimento. Di fatto, quindi la messa, non solo la messa in sicurezza, ma proprio la ricostruzione, ricostruzione. Diciamo, esatto, del campo sportivo di Solarolo, che è uno dei centri maggiormente colpiti. E domani facciamo una sorta di rinaugurazione di questo spazio. Quindi saremo, saremo giù a, con, con gli amici dell'associazione sportiva a fare un kick off, un calcio d'inizio, un, un nuovo inizio per questo spazio. Quindi è una cosa per noi importante, ma per tutti, per, per gli amici di Solarolo, per Ravenna, eh. club, esatto, vicino a Ravenna. Sì, sì, stanno, stanno chiedendo. E per gli amici della... Anche per i, tutti i tifosi milanisti che sono andati, se vi ricordate, do, proprio subito dopo l'alluvione, a dare una mano concretamente nei giorni sì. successivi. I ragazzi, curva. Curva. Quindi, i ragazzi della curva. Esatto, nella curva dei, dei, dei club. C'era Juventus Milan, Juventus -Milan ah, a Torino, se non sbaglio, vero, e sì. loro ah, disartarono esatto. la partita per andare a aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Esattamente, quelli che lì, c'erano anche i club, lo, lo sottolineo perché i Milan Club fanno parte di, sì. questa, di questa attività con noi, diciamo, ci stanno aiutando e ci hanno aiutato sempre negli ultimi anni, quindi abbiamo invitato tutti a esserci, quindi ci saranno, poi so che sabato ci saranno ancora delle attività con, sempre con i club e con gli amici della curva che organizzeranno dei tornei a Solarolo. Quindi un ah. weekend intenso domenica ti stanno... partita bene, ti, bene, stanno... Certo. ti stanno chiedendo se è un evento pubblico cioè possono venire certo. le persone assolutamente ah, okay. aperto quindi allo stadio al centro sportivo assolutamente sì Invitiamo andate, andate cose... ragazzi andate eh. ti... ah allora, non capivo andate. ho fatto il collegamento per chiedevano per se c'è laura pausini già perché laura pausini è nata solo a rolo è vero esatto è il paese di laura sì, esatto. che è una grandissima Mianista grande tifosa eh sì. grande tifosa Prego Mauro. Allora Rocco, invece a casa Milan, Fondazione Milan ha ospitato eh, gli studenti in sport management di un master molto importante. Questa è una delle attività che abbiamo voluto raccontare perché sta capitando sempre di più di poter dialogare con gli universitari e in questo caso con i post universitari, quindi con i ragazzi che, che seguono dei master, in particolare in sport management. All'interno dei quali sempre di più trova spazio anche l'attività diciamo, di, di responsabilità sociale di impresa. Quindi il, il tema che riguarda più da vicino Fondazione, eh, il tema di responsabilità delle, di, delle aziende, viene sempre più sviluppato all'interno di master, che si occupano ovviamente di tutta l'attività di impresa eh, di chi vuole entrare a far parte dello sport, della sport industry. E quindi noi, ma anche i nostri colleghi, come questa foto si vede, della comunicazione, del digital, eh, della responsabilità sociale, abbiamo dato uno spaccato del lavoro che si fa al Milan eh, attraverso delle testimonianze dirette mh, di fondazione, ma anche appunto di altri certo. colleghi che hanno raccontato il loro lavoro, come lo interpretano, qual è la strategia, qual è il tutta la preparazione che ci sta dietro, tutto, eh, raccontando esempi pratici. L'ultimo anno, qui vedete il mitico Francesco Battaglia che raccontava mm, il nostro fra. social media manager, l'uomo più desiderato. <ride> e lo salutiamo, fra, Milan, Lo salutiamo. Adesso mi ha scritto in diretta facendomi gli auguri, lo ringrazio. Ciao, fra. Ciao, <ride> ciao fra. E, e quindi è, è una grande occasione anche per, per me, per noi di Fondazione, di far conoscere il nostro lavoro, quindi anche all'interno di un percorso universitario o di post universitario, di far conoscere l'attività di Fondazione Milano e di dialogare con le università. Ne avremo un altro a metà novembre, della Bicocca Questi ragazzi venivano dalla Luis di Roma e ah, quindi sì. sono venuti apposta per fare una giornata a Milano e vedere venire a casa Milano. Fantastico. Bene, bene, notizie sempre importanti che arrivano da Fondazione Milan, che vi aggiorna. Mi fa molto piacere che molti di voi vogliano andare a Solarolo eh, domani perché è un, evento, è un evento che nobilita chi vi partecipa. Eh, invece, Rocco, eh, non dimentichiamo che c'è sempre la possibilità di partecipare alle aste di Charity Stars. Le aste lo, lo riprendiamo sempre perché sono una grande occasione di acquisire o. Oh... Punto, poter partecipare alla vita di Fondazione Milan con delle donazioni, quindi sostenendo concretamente i nostri progetti, ma allo stesso tempo eh, riuscire ad avere dei cimeli particolari o delle esperienze. Quindi, la, le mascotte, per esempio, è una, una possibilità assolutamente unica: quindi, a far, far vivere ai bambini l'esperienza di entrare in campo con i calciatori nelle partite casalinghe del Milan è assolutamente un'esperienza. È molto esclusiva perché non è acquistabile normalmente, quindi il Milan ci dà questa grande possibilità di venderla. Fra virgolette, ma metterla all'asta. Dico mi correggo eh. se no eh, eh, è una, una sì. cosa non corretta. Giustamente, eh, sono delle aste. Si mette all'asta, giustamente esatto. Certo. È un'asta, quindi sono delle esperienze particolari che ci permettono di sostenere i progetti. Quindi, Fondazione Milan, come sapete bene, fa. Raccolta fondi per sostenere le attività. Quindi, questa è una delle tante che eh, spesso viene utilizzata, per esempio. Ci è capitato non poche volte di accogliere persone che vengono da, da, dal Medio Oriente piuttosto che da paesi mm -hmm. veramente lontani. Acquisendo questa possibilità, hanno l'occasione di vedere il Milan da vicino. Quindi, sono ormai dei donatori anche abituali che arrivano dal Qatar e da altri paesi così e lo abbiamo conosciuto in questo modo quindi attraverso le aste e attraverso la partecipazione ad esperienze uniche certo eh sì. molto, chiaro, molto chiaro siamo quasi in chiusura ragazzi abbiamo meno di un minuto, Rocco la chat ti chiede cosa fai questa sera per festeggiare il tuo compleanno mangio una pizza con le mie figlie oh che bello dai dagli un abbraccio grande. anche anche da parte nostra sì sì non c'è cosa grazie. più bella ovviamente, che, che, stare in, che stare in famiglia Rocco grazie per essere passato ciao qua a tutti da noi. grazie di cuore ciao ah, Rocco ah, Giulia, un abbraccio lavoro sì. fondazione Milan ciao grazie ciao Rocco ciao. Siamo in chiusura, Mauro, mi dicono dalla regia, siamo tiratissimi, vi sì. ricordiamo a tutti che ci sì. vediamo sabato alle ore 13.45, 13.40, 13.45 per conferenza stampa con mister Pioli, ovviamente, come sempre. Accoglieremo le vostre domande. Exactly. Un saluto a tutti, ciao, grazie Mauro ciao, e forza Milan. Ciao Ciao a tutti.